Allora, buongiorno. Non ci sono, perché c'è questa cosa dei posti riservati in prima fila, quindi tutti hanno, no, l'ansia della... Non c'è. Via, le abbiamo tolte. Allora, come va? Vi siete... avete dormito? Questo mi sembra importante. Cioè, ieri arrivati a casa, tra... bicchiere, sbicchierate di spritz e poi a letto. E vi sono rimasti dei dubbi da ieri? Ci sono... vabbè, di nuovo buongiorno. Ci sono questioni che vi hanno lasciato insonni la notte su il goal setting e la definizione del target? Spero di no, insomma. Abbiate altre cose su cui perdere il sonno. Allora, stamattina partiamo con un'altra citazione che in realtà io vi avevo già fatto, però siccome insomma man mano che si avanza con l'età si ripetono sempre le stesse cose. Direttore digital del Victoria and Albert Museum, quando gli viene chiesto, secondo te in cultura, diciamo, quale può essere l'elemento vincente dal punto di vista del digitale, dal punto di vista della diciamo evoluzione digitale della cultura, lui ha risposto: avere una strategia, cioè non a fare dei siti programmati chissà come, non chissà quale utilizzo di tecnologie particolari, non chissà quale device, o mettere i tablet all'interno dei musei piuttosto che avere delle proiezioni particolari durante i festival, ma avere una strategia. E su questo diciamo che già ieri abbiamo insistito parecchio, no? Noi lo facciamo sempre, questo diciamo genera anche alle volte un po', no, di disattesa rispetto a quello che uno si aspetterebbe quando si parla di nuove tecnologie per la cultura, di cultura e multimedia, perché uno pensa di vedere chissà quali marchingegni utilizzati, chissà quali fighetterie utilizzati per promuoversi, eccetera. In realtà dalla pesante, speriamo anche non troppo, giornata di ieri, quello che il messaggio che volevamo far passare è che comunque la base del marketing, e in particolare del marketing culturale, che insomma noi siamo di parte certamente perché siamo tutti del settore culturale, però ci rendiamo conto che ha in mano una materia un po' più sensibile, più delicata, più identitaria di altre materie. Mi è piaciuto molto quello che qualcuno di voi ha scritto nel questionario che abbiamo mandato, dicendo: è arrivato il momento di utilizzare una serie di strumenti del marketing tradizionale che con cui si stanno rompendo l'anima di tutti i giorni, da tutte le parti, per cercare di usarlo a fin di bene, no? Cioè per promuovere dei valori di cui non ci dobbiamo vergognare, insomma, che li vogliamo vendere, che dobbiamo dire sono migliori degli altri, no? Cioè diventa uno strumento importante. E quindi è importante prima di tutto formulare degli obiettivi per arrivare a dei risultati, che è diventato un po' il mantra anche della giornata di ieri, sul quale abbiamo stressato all'infinito. Strumenti, canali e azioni sono solo una conseguenza. Quindi non si parte dicendo facciamo una app, ma si parte dicendo chi voglio raggiungere, dov'è il mio pubblico, a chi voglio parlare, che messaggio voglio dare, questo tipo di domande. Quindi oggi cosa facciamo? Ragioniamo su quelle che sono più o meno le basi strategiche di un piano di marketing. È interessante, no? Perché non solo ci pone le basi per ragionare su il marketing della cultura in generale, ma ci darà anche degli elementi, lo vedete anche dai file, dai worksheet che vi abbiamo passato, per andare poi nelle giornate di fine maggio, inizio giugno, a lavorare sul Digital Engagement Framework, cioè sulla specificità della parte digitale web del marketing culturale. Quindi, vediamo un po', secondo voi che cos'è un piano di marketing e dove è andato il microfono? Lo chiedo, è lì. Beh.
Quindi oggi Beatrice diventa la responsabile del microfono. Ecco. Allora, quindi secondo voi che cos'è un piano di marketing e da che cosa dovrebbe partire? Giro di tavolo, lo chiediamo a tutti, compresa te che ce l'hai in mano il microfono. Non... Ah, beh, comoda. Ok, questa è una strategia. Andrea. Facendo un po' l'esame di economia all'università, il piano di marketing è praticamente quando uno organizza delle strategie per il futuro, quindi ha un'idea di quello che deve fare in prospettiva. Da dove partire? Basta un macchinario, un immobile. Uno parte lì, segna l'input e va. Ok, bene. Avanti. Vediamo un po' cosa mettiamo insieme. Boh. Hai detto boh? Io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea. Perfettamente d'accordo. Mi ha rubato le parole, Andrea, quindi mi spiace. A me. Non vale questa risposta se non potete darla tutti, cioè sia chiaro. Sono che... la di Sant'Antonio. Partiamo da un cosa abbiamo? Okay. A chi vogliamo trasmetterlo, comunicarlo, il come e in che ordine di tempo? Quindi diciamo un orizzonte temporale. Ok, il come include i mezzi, le strategie, le risorse umane, le strategie e mezzi, diciamo, comprende un po' tutto. Penso che sia proprio il modo di sviluppare quella strategia, cioè mettere... Scusate, sto ancora dormendo, aspettate che ora vi spiego. Infatti ho iniziato col giro di domande, così io sì, ho costretto. Da cosa partire? Penso dall'obiettivo, no? Intanto che ci siamo prefissi e quindi il pubblico che vogliamo raggiungere in qualche modo. Poi magari potrebbe anche modificarsi, no? In qualche modo. Però diciamo, certo, come punto di partenza è quello, è sviluppare questa strategia in qualche modo. Ok. Mi associo e credo che sia anche partire dalla strategia, primo obiettivo, strategie e strumenti per raggiungere l'obiettivo. Quindi ok. Una sorta di progetto, in sostanza. Sì, 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 esatto. Io la butto così. Ecco, meglio di lui che ha detto boh, adesso lo... Dico, il business plan. Sei rovinato la mattinata tu, questa cosa. Detto magari con la compilazione di un business plan, un business card. Sì, esatto, sì, sì. Oh, io mi associo a quello che è stato detto fino ad ora e aggiungo... Stai molto in armonia questa mattina, sì, sì, sì. Si vede che i lavori di gruppo, insomma, o poi se c'è qualche storia che parte, fatemelo sapere. Che individuazione vengo anche al matrimonio. Di un target, no, a cui sì, rivolgersi. Sì, 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 certo. Aggiungo questo. Dai. Ok, solo siamo praticamente arrivando in fondo abbiamo l'indice. Quindi secondo me analisi comunque, cioè dei bisogni delle persone e quindi conseguenza di quello che io sono in grado di offrire, come offrirlo al meglio, quindi non solo la promozione, la comunicazione, okay, come, ma come anche lo devo, certo, come devo produrre il prodotto, come... a chi lo devo vendere, come lo devo vendere e poi anche come lo devo distribuire e promuovere. Di conseguenza, certo. Dopo questo che cosa bisogna aggiungere? No, colleghi che mi hanno preceduto sono stati così bravi che posso bypassare. No, in realtà sì, esattamente quello, cioè avere fatto una parte di analisi di un bisogno, okay, e praticamente dover raggiungere il proprio target che si è individuato e capire con quale attività, strategie, mezzi e canali utilizzare in modo che il bisogno venga soddisfatto. Ok. Più che inventarmi, vi posso dire la stessa cosa in altre parole. Invece state lasciando fuori una parte enorme. Ale, adesso. Ti ho messo... Mi stai sfidando. Sono sicura che lui... Chissà lo se fa. È vero, magari non è vero. Sì, infatti adesso vorrei cominciare. Ma questi due li hanno saltati. Cosa? Pensavate di andare voi. Definisco il servizio che offro, individuo a chi venderlo, come e che risorse ho per farlo. Che ci siamo persi? Guarda.
grazie. Scotta adesso. Abbastanza. A parte il bene e il servizio che è alla base e che certamente deve essere tarato su quelli che sono i bisogni analizzati a seconda dei contesti, eccetera, eccetera. Analisi dei bisogni, analisi dei contesti. Dopodiché, quello che abbiamo detto ieri, insomma, capire gli obiettivi, sì, il target. Insomma, su questo vi è entrato alla fine. Con, esatto, ok. Ok. Non so che ci stiamo perdendo. Sì, buoni anch'io. Non lo so, vabbè, ovviamente sono d'accordo con tutto quello che è stato detto prima. Cioè, no, vorrei solo aggiungere se un ci elemento. Vedessero quelli di Ballarò, cioè. saremmo gli invitati perfetti. Pensa non come so. Sarebbe più aggiungerei proprio la prima parola che mi è venuta in mente, creatività, per esempio. Questa certo. È la prima cosa che mi è venuta in mente, certo. Cioè nella strategia di marketing è necessario avere idee innovative. Quindi essere creativi. Ok. Anche a me sembra che sia stato detto tutto. E a quest'ora è stato già detto tutto. No, però sì, indicare diciamo quelli che sono sì, una strategia di fondo per quindi gli elementi che costituiscono la strategia, quindi analizzare i bisogni, individuare gli obiettivi, il target per proporre un servizio o prodotto al pubblico. Perfetto, sì sì. Tu hai detto. Ultima. No, come non no. Puoi, no, puoi no, astenerti. Dai, è giustificata, povera. Allora, la domanda è lì. Buongiorno, allora, buongiorno. Mai nessuno. La strategia. Non lo fa mai nessuno e a dimostrazione di ciò anche voi lo siete dimenticati. Giustissimo, tutto quello che avete detto poi verificare che abbia funzionato. No, no, è nel piano di marketing. Ma lo vedi negli altri, lo puoi vedere immediato. No, però inserire degli strumenti, prevedere degli strumenti per la misurazione dei risultati è ovviamente una parte del piano di marketing. Però, vabbè. Adesso monitoraggio, esatto, monitoraggio, il feedback, la gestione del feedback, no? Dicevamo ieri, se sono tutti strumenti che non sono stati concepiti in fase di progettazione, non si è cominciato, per dire, se io devo verificare se una cosa ha avuto successo o no, dovrò anche, non so, misurarla prima di fare la mia azione di promozione, no? Per capire se poi quando l'ho fatta è cambiato qualcosa rispetto a prima, ma se non ho dei dati sul prima, puoi vedere cos'è cambiato rispetto a prima. Dov'è Beatrice? Grazie. Anche magari ipotizzare delle fasi di controllo iniziale, cioè sì? Di test beta per vedere se tutto il piano di marketing, perché magari il piano di marketing può avere degli orizzonti temporali abbastanza ampi. Sì, certo. Allora magari fare dei micro test iniziali proprio su dei tempi limitatissimi per vedere se può funzionare effettivamente poi su larga scala, perché certo. Magari il piano è molto ampio e impegnativo, certo. Però senza iniziare puoi rischiare. No, la no, metà. No, ma è chiaro, c'è il monitoraggio anche perché si può correggere, no? la serie esatto. Di azioni che si è programmato volta per volta se non stanno funzionando. E il concetto qual è? Che questa parte qui è una parte integrante, no? Di quando inizio a lavorare, quando si diceva ieri, cercare di prevedere gli obiettivi in modo che siano, scrivere gli obiettivi in modo che siano misurabili, effettivamente no. Allora, andiamo avanti, no? Intanto siete stati traumatizzati a sufficienza su questa cosa qui, quindi ce la ricordiamo. Allora, intanto, tanto per cominciare, un piano di marketing, l'avete detto molto bene, è o dovrebbe essere parte integrante di un business plan.
Quindi non è qualcosa, può essere qualcosa che va a sé stante, ma il concetto qual è? Che viene concepito con la strategia intera dell'organizzazione, no? Cioè dovrebbe essere così. Poi tendenzialmente sappiamo che in realtà uno fa la sua strategia, la sua organizzazione, eccetera, però e poi si preoccupa dopo di come comunicare agli altri, che poi un po' chi se ne frega, che stanno fuori, eccetera. Cioè, anche un po' scocciato. Tocca anche dire agli altri quello che faccio e anche studiarlo, no? Invece dovrebbe essere un pilastro organizzativo proprio, soprattutto se ci stiamo muovendo nell'ottica vista ieri di utilizzo della comunicazione, del marketing come strumento di progettazione, coprogettazione e coinvolgimento delle comunità. Ok? Cioè diventa molto importante. Se io ho, per esempio, facciamo l'esempio dei musei e delle crowd curated exhibitions, no? delle mostre curate dalle comunità. Allora, in quel caso lì già dovrò prevedere di lasciare uno spazio, di fare un piano di insomma, all'interno di mostre del museo dove ci deve essere consentito, no? Quindi capite che se il piano di marketing arriva dopo, questo non si può fare. Quindi è molto importante che sia inserito in questo senso. Che cosa contiene? Più o meno, diciamo, allora se voi andate a vedere su Wikipedia, sempre per citare fonti autorevoli, ma anche su qualsiasi altro tipo di fonte più autorevole di Wikipedia, ce n'è, però proprio dico su Wikipedia per dire che è senso comune, ci sono 18-19 versioni di quello che un piano di marketing può contenere. Se io stampo l'indice di un piano di marketing è più o meno alto così. Di voci, no? Cioè, nel senso, può essere una cosa enorme. In realtà quello che a noi interessa capire in una prima fase è che contiene più o meno queste parti qui. Innanzitutto ha un'introduzione, quella che in maniera fighetta viene chiamata executive summary, ma che è un'introduzione, un abstract, qualcosa che racchiude e spiega le motivazioni per cui si sta facendo quel piano di marketing e racchiude l'essenza un po' di questo piano di marketing, che non è banale. Uno stato dell'arte. Quando ieri si diceva conoscete le associazioni che vivono in quel quartiere dove volete fare quella cosa, le persone, l'età, tutte le cose che riguardano la zona, quindi da un punto di vista, dicevamo, vi ricordate anche lo schema territoriale e settoriale, invece quelli che lavorano nel vostro stesso settore, nel vostro stesso tema, ma sono dislocati chissà dove, soprattutto adesso che una volta la parte web era una parte piccola del piano di marketing, oggi è diventata una parte dominante del piano di marketing, quindi c'è anche pensare alla delocalizzazione come qualcosa di importante. La parte ovviamente di strategia, di goal setting, di formalizzazione degli obiettivi, che è il nucleo centrale, la profilazione del target con cui ieri abbiamo stressato e su cui insomma vi siete difesi molto bene, e le attività che vedete sono il punto 5 in questa scaletta, che è una delle 12 milioni di scalette possibili, però sono il punto 5, sono dopo, sono molto dopo, sono quasi alla fine. Quindi come si diceva, non partiamo dicendo facciamo un'app, intendo dire che dobbiamo dire molte altre cose prima di arrivare a dire cosa facciamo, ma molte, 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 no? Cioè, o una brochure, facciamo una brochure. Cioè di solito uno dice, beh, faccio, no, cioè, ci sono tante altre cose che bisogna dire prima. E poi, alla fine, i risultati. Con, volendo appunto, una parte, sarebbe bene, di indicatori di performance. Dunque, l'introduzione. L'introduzione, cosiddetto executive summary, non è solo un'introduzione che posso anche saltare come salto le introduzioni dei libri, le premesse degli autori o cose di questo tipo, no? In realtà è fondamentale per tre ragioni principali. Innanzitutto è condivisione, cioè nessuno si metterà lì a leggere il vostro piano di marketing per intero, ma magari l'introduzione se la legge. E quindi è un'attenzione verso l'esterno, è già quello marketing, cioè è già quello comunicazione. Se io ho scritto bene questa cosa, voglio andare a coinvolgere uno sponsor, per esempio, ho un abstract ben comunicato, no? Posso condividerlo facilmente. Se poi l'ho scritto molto bene, lo sponsor, chi può collaborare, o il partner che vuole collaborare con me, voglio trovare un media partner, magari, o il Corriere della Sera, che non mi dà un soldo, però può essere un partner importantissimo, no?
gli dico: guarda, io ho intenzione di fare queste cose, gli posso dare l'abstract, l'executive summary del mio piano di marketing, in cui, se sono stato bravo, ho scritto molte cose. È sintesi. Se io non riesco a spiegare quello che voglio fare lì dentro, mi devo fare delle domande. Lo avete fatto, no? La parte di storytelling con la da Milano, la difficoltà, no, di andare a ridurre in poche parole un concetto è anche un elemento di test di quel concetto, di quel progetto. Cioè, se non si riesce a spiegare in poco, bisogna farsi delle domande, perché se tu, che ce l'hai in testa, non riesci a spiegarlo in poco, poi devi spiegarlo alla gente, eh? Poi deve essere una cosa che deve essere comprensibile, metabolizzabile, via dicendo. Quindi bisogna stare molto attenti. E di conseguenza è anche comprensione. Cioè, pensate quanto vi aiuta scrivere, condensare una pianificazione di questo tipo in breve. È un esercizio progettuale enorme, che aiuta anche voi a chiarire meglio quello che state facendo. Quindi di solito questa è l'ultima parte che si scrive. È l'introduzione, ma è l'ultima parte che si scrive del piano di marketing, perché ovviamente bisogna aver presente tutto il resto. Seconda parte, stato dell'arte. Mappatura, contesto, analisi del contesto. Ovviamente la comprensione del contesto di partenza è fondamentale, anche perché è una fase conoscitiva dalla quale, se voi condividete l'approccio che abbiamo noi rispetto al discorso strategico, emerge anche pian piano il tipo di strategia che voi volete utilizzare, perché state cercando di capire, entrate a contatto con i diversi problemi, entrate a contatto con le diverse risorse che ci sono, con le diverse opportunità che ci sono. E anche se lo state facendo nel momento giusto, anche il vostro progetto culturale, anche la vostra organizzazione si modifica in questo senso, perché entrate a contatto con dei problemi e delle opportunità di cui prima non eravate coscienti. E quindi sono problemi e opportunità di promozione, di condivisione, di comunicazione. Però diceva ieri, cioè, cultura è molto anche proprio comunicazione e condivisione, quindi diventa importantissimo. Che cosa ci va dentro uno stato dell'arte? Dentro questa parte di mapping iniziale? Tutto. Qualunque cosa che voi riteniate rilevante. Potete fare delle analisi fotografiche, se lavorate in un quartiere, scendere, fotografare, vedere cosa succede, allegare materiale multimediale, dare una scansione, diciamo, di posizionamento delle diverse risorse su delle mappe, perché guardando la mappa uno poi capisce la relazione anche territoriale tra le diverse cose, no? Capisce i punti di accesso, di comunicazione, di interscambio, si capiscono molte cose. La demografia, chi c'è in quel quartiere, chi c'è in quel settore, chi c'è che lavora lì, che vive lì, che non lavora lì, che non lavora più lì, cosa c'era, che tipo di deposito c'è. L'analisi demografica, soprattutto per quel che riguarda i progetti culturali, è importantissima ed è tendenzialmente non difficile da ottenere, perché i comuni hanno tutti i dati e sono open data, con una richiesta di accesso agli atti qualsiasi, sono dati pubblici, appartengono anche a noi, possiamo vederli. Se non ce li ha il comune, c'è la Listat, che comunque li mette a disposizione quasi gratuitamente ogni volta, se non magari per quei costi di stampa o di spedizione che sono abbastanza irrisori tendenzialmente. Capire anche la posizione relativa delle vostre risorse con degli zoom progressivi all'interno delle città, dei territori. Questo aiuta moltissimo a capire le distanze, a formularle e a cominciare a farsi una mappa dell'accessibilità dei nostri contenuti, della nostra organizzazione rispetto al contesto, no? Questo è il momento in cui noi cominciamo a dire: ok, questi sono i problemi di accessibilità, come li scavalcherò? Comincio a pensarci adesso. Non dimenticarsi di mappare anche dentro l'organizzazione. Che io parto, guardo tutto quello che c'è fuori e non so che competenze ci sono all'interno, quali sono i miei network di prossimità, chi conosco, chi conosce la gente che lavora con me, che competenze ha la gente che conosco. Devo elaborare una conoscenza complessa di quello che ho a disposizione all'interno
della mia rete di prossimità, della mia community, no? Quella che ieri abbiamo identificato come community di prossimità, perché lì c'è la ricchezza enorme, no? Del contesto in cui mi muovo e che può aiutarmi a comunicare, a sviluppare il mio progetto. Lo devo conoscere molto bene. Se so che ho nella mia rete qualcuno che ha delle competenze giudiziarie, per esempio, legali, può essere interessantissimo. Può essere qualcuno che mi può aiutare a inquadrare meglio un contesto in cui mi sto muovendo, a professionalizzare un po' quello che sto facendo, no? Ci sono, lo devo sapere, assolutamente. Non è che lo scopro quando c'è un problema. Lo scopro prima, no? Più importante. E poi arriviamo, dopo aver, diciamo, delineato, un po' mappato il contesto, cercato di capire, a definire questi benedetti obiettivi che faranno la base fondamentale di tutto il mio piano di marketing. Allora, nel gergo fighetto del marketing si dice che gli obiettivi devono essere smart. Secondo voi cosa vuol dire smart? Ah, perché di lei lo spegne ogni volta, è più brava di te. Si scarica. Se no si scarica. Chi è? Oddio. Passa la parola. Coraggio da leone. Non lo so, devono essere puntuali, precisi, circostanziati. Perfetto. Sì. Qualcun altro ha qualche... Chiari. Cioè, guarda che questa qui è una cosa, cioè se tu leggi dei piani di marketing, leggi gli obiettivi, non si capisce niente. No. Se tu tipo, lo so, adesso, no vabbè, non dico questa cosa. Anche perché siamo estremi. No. Cioè, però penso ad alcune realtà politiche del nostro paese, se leggi il loro programma, non, gli obiettivi strategici non sono. Per quel che ricordo io, la M di misurabili. Per quel che ricordo io, la M corrisponde al misurabile. Misurabili. Irraggiungibili la sì, però così non male. Basta così. Tutto quello che ricordo. Proprio ricordi. Beh, forse anche accattivanti. Cioè messi, descritti in una maniera anche attraente, appetibile, sì, che sì, fa sì, vedere sì. La vision, cioè che sì. Fa vedere dove si vuole arrivare, sì. Che stimoli, cioè, rilevanti, insomma, sì, assolutamente. Immediati. Esatto, chiari, immediati, diretti. Fattibili, sì. Devono essere gli obiettivi che possono fattibili. Essere realizzati sì. Negli ordini di tempo definiti, perché altrimenti... No, c'è quel detto per cui le persone si dividono in due categorie, no? Quelle che vogliono fare le cose e quelle che non vogliono fare le cose. Quelle che non vogliono fare le cose o non fanno niente o hanno degli obiettivi impossibili. No, cioè mirano. Esatto. Invece bisogna mirare in alto, però dove sì. Poi si può arrivare. Dove si può comunque arrivare. Esatto. Io mi sembra di ricordare una S di specifici e una T che ha a che fare con la scala temporale, cioè temporizzata. State costruendo, vedi, però questo è un buon lavoro di squadra. Io prima o poi mi inciampo. Basta, direi che ne abbiamo dette abbastanza. Ecco. Le avete dette tutte. Quindi benissimo, siete stati attenti. O lo sapevate già, insomma. Queste che sono tutte queste cose, no, che quelli lì del marketing devono per forza mettere in una sigla buffa perché altrimenti non dormono sereni e non si sentono a posto con la coscienza, in realtà sono tutte cose vere, cioè che quando poi io vado a scriverli fisicamente, no, e poi mi guidano nella gestione poi quotidiana, devono essere veramente così, cioè che siano specifici, che la gente possa capire di cosa sto parlando, che non è che... La pace nel mondo, no? Cioè, quello magari lo metto in altre parti del business plan, posso anche metterlo, tipo Disney, Alan, non so, la felicità delle persone, dire, no? Cioè, misurabili, altrimenti tutto il resto del piano di marketing crolla, perché non arrivo a misurare i risultati.
non velleitari, achievable, raggiungibili, in qualche maniera realizzabili, altrimenti di cosa stiamo parlando? Rilevanti. Andiamo a vedere qual è la missione della nostra organizzazione. E di nuovo, siamo nel settore culturale, quindi se parlare di missione per, non so, un'azienda che fa scarpe di massa in generale può essere anche un po' ridondante, nel momento in cui parlo di un'organizzazione culturale che abbia un qualche tipo di missione culturale è auspicabile, no? Cioè, credo che non sia esagerata come terminologia, come può sembrare invece rispetto ad altre realtà più commerciali. È vero, ripeto, siamo di parte e quindi vediamolo, però voglio dire, sono poi i fondamenti dell'essere umano sui quali lavoriamo, no? Quindi c'è, possiamo dirlo ogni tanto, no? Allora, direi che su questo vi ho esasperato l'anima abbastanza. Adesso quando avete finito di leggere, infatti, come si dice, i pod. Allora, ne abbiamo parlato ieri, c'era appunto anche una ragazza a un certo punto, no, che non c'è, mi sembra, oggi, che diceva, ma no, ma come, io non posso escludere, no? Cioè, che è veramente difficile, è molto umiliante, è conflittuale, c'è l'idea, sembra, no, di... Però è necessario, perché se io cerco di comunicare tutto... Perché questa cosa dell'esclusione non va solo verso fuori, cioè io non voglio dire una roba a lui, però dopo escludo lui, mi dispiace, allora la dico a tutte e due, cioè, ma è verso dentro prima di tutto, perché l'istituzione culturale non vuole comunicare una cosa più di un'altra. Se tu vai lì come consulente oppure come progettista e gli chiedi ma qual è la cosa più importante che dove potete scegliere una cosa, no, noi non vogliamo scegliere una cosa, noi dobbiamo dire tutto. Perché questa parte è uguale a questo, uguale a questo, uguale a questo. È vero, cioè è una cosa vera, non è che... Però se tu vuoi ottenere un risultato di qualche tipo, la strada è quella. Perché se comunichi tutto contemporaneamente non passa niente. Pensate alla miriade di messaggi che contemporaneamente vengono sviluppati e recepiti al secondo dall'essere umano, no? Cioè, ci sono statistiche su Google che ogni contenuto viene fruito mediamente tra il secondo e il secondo e due. Cioè, come posso pensare di dare un programma di un festival che ha, non so, è multidisciplinare e ha magari discipline anche all'avanguardia tra la videoarte, la poesia visiva e l'accidente? Cioè, chi legge? Come, non ce la fai in un secondo virgola due a capire quella roba lì, cioè, a meno che io non abbia creato un percorso di avvicinamento semantico anche a quello che sta facendo. Per creare un percorso di avvicinamento semantico devo darmi delle priorità che non sono necessariamente, attenzione, le priorità di importanza mia, ma sono le priorità rispetto agli altri, alla comunicazione che può essere recepita, a quello che noi pensiamo che può passare e possa veicolare verso il contenuto più importante. Se a seconda della struttura che mi trovo, e questo è un modus operandi, quindi non è che c'è un sistema che uno lo applica e fa così tutte le volte, deve analizzare e capire, di volta in volta il contenuto più importante può anche essere detto per ultimo, se la struttura della mia comunicazione lo richiede. Nel caso di esperimenti artistici particolari, per esempio, può essere così, che magari per me la cosa più importante è che sto facendo, non so, lavorare dei video artisti giovani a contatto con dei video artisti riconosciuti internazionalmente, però alla gente interessa questo? No, è una missione mia di produzione, no? Del festival, per esempio. Allora, per me quella è la cosa più importante. Però se io voglio che ci sia pubblico a vedere video artisti giovani, non posso dire, video artisti giovani, perché la gente frega niente, la gente sa il latte che gli scade nel frigo, i figli da prendere a scuola, cioè video artisti giovani sono una seconda priorità, no? Cioè, forse anche più giù. Quindi insomma,
capiamo cos'è che può attrarre, poi dopo nel momento giusto diamo visibilità a chi ha interesse a noi. Se invece, per esempio, ho un festival jazz, come dicevamo ieri, devo far suonare Sonny Rollins e devo riempirlo perché mi è costato l'ira di Dio, allora la comunicazione la farò partire da quel concetto lì, sperando che dal fatto che c'è una star internazionale riconosciuta, a cascata guadagnino visibilità anche tutti gli altri. Quindi magari non si fa l'abbonamento. Cioè, capite la differenza di struttura, come può cambiare? Quindi questa questione della priorizzazione è fondamentale. Se uno non lo fa, rischia veramente che non passi niente. Perché c'è scritto iPod lì? Perché è un caso commerciale. Però, secondo me, è molto interessante, su cui anche, insomma, ci sono molte controversie. Però la prima pubblicità dell'iPod che io avevo, ma non sono riuscito a trovare, ma non trovo ormai da anni, insomma, si vede che l'hanno Apple nascosta nel tutto il web, non so. E, raccontava la storia di uno che si andava per strada col suo iPod, entrava in casa, attaccava l'iPod al computer, l'iPod che all'epoca era un mattone di questo tipo, e lo attaccava, si vedeva che aveva una presa FireWire, perché l'avevano appena inventata, quindi erano tutti carichi della loro presa FireWire, l'attaccava al computer, si vedeva iTunes, che all'epoca era ancora conosciuto solo da chi aveva un Mac, che erano poche persone, e, no, iTunes, no? Il player, quello dove si sentono le canzoni, e poi dopo si vedeva che scaricava 10 giga di musica, che di nuovo, porca miseria, e lo faceva veloce perché aveva una presa, la sopravvista presa FireWire, poi dopo si metteva l'iPod così e nel salotto cominciava a ballare con tutta la sua musica, eccetera. Questa era la prima pubblicità dell'iPod, se l'hai comprato nessuno. Poi hanno fatto un cambio di direzione di marketing, è arrivata quella responsabile marketing molto intelligente, su cui hanno fatto anche un semifilm che, con quello What Women Want, non so se avete presente, che c'è lui che sente, arriva questa qui a fare Nike Women, tutte quelle cose lì, no? Quella lì è arrivata in Apple e ha girato la comunicazione. La comunicazione di Apple a quel punto lì di iPod erano silhouette nere che ballavano con delle cuffie bianche. Basta. Picco di vendite vertiginoso. Hanno, cioè, se pensate tra tutte le cose belle che si diceva prima dal punto di vista tecnologico, hanno passato una cosa, le cuffie bianche, che non è la cosa più importante di un arnese di quel tipo di tecnologia con 200 brevetti dentro, no? Cioè, le cuffie bianche, e hanno preso uno share dominante in quel settore di mercato. Hanno semplificato al massimo, e poi alla fine dopo c'era la descrizione, tu tramite il discorso andavi a vedere che cos'era poi la specifica. Questo è un esempio molto commerciale, molto discutibile, tutta una serie di cose, no? Però fa capire, no? Una serie di cose, cioè le cuffie bianche perché sono state scelte, perché era l'elemento che la gente vedeva in giro, poteva far vedere in giro anche, no? Che dava senso di appartenenza. Ok? Questi ragionamenti li usano loro in maniera discutibile su, dipende poi da tutta una serie di idee, però personali che non stiamo a discutere, però in maniera discutibile su dei concetti di marketing, di comunicazione, di prodotti commerciali, a generare sensi, c'è gente che si tatua delle mele addosso, ok? Cioè, questo riesce a fare le cuffie bianche. Noi appunto cerchiamo di utilizzarlo per i nostri scopi un po' meno consumisti. Poi finalmente, dopo tutto questo stress infinito sul goal setting, le strategie e quant'altro, si sviluppa un piano d'azione. Cosa si fa? Ne abbiamo parlato ieri all'infinito, cioè le attività, cercare di coprogettarle, cercare di realizzare, di capire, avete visto il target, dopo aver visto il target avete pensato le singole azioni basandosi su dove fosse questo target, come raggiungerlo, eccetera, quindi sono cose che abbiamo già visto, però le andiamo a collocare. Ci ricordiamo un paio di punti principali. Abbiamo detto, sviluppare un piano d'azione partecipato aiuta ad aumentare l'efficacia di quello che stiamo facendo, soprattutto se non abbiamo budget e non possiamo continuare a rifarlo finché non funziona. Molto importante
e questo anche come la questione della misurazione dei risultati si perde di vista quando si lavora in questo senso, non è che ogni azione deve contenere tutte le variabili di promozione che abbiamo creato. Se noi abbiamo deciso che vogliamo comunicare apertura, alta qualità artistica e un'altra cosa, non è che ogni cosa che facciamo deve comunicare tutte e tre, ma nel piano d'azione generale ci deve essere un equilibrio. Devo controllare il piano d'azione generale, le singole azioni sono strumentali a un piano generale. Quindi se può esserci un'azione specifica che comunica apertura, un'altra azione specifica che comunica alta qualità, un'azione in cui le due azioni precedenti in un certo senso si avvicinano, cioè creiamo un percorso. Di nuovo, non abbiamo il terrore dell'esclusione, no? L'horror vacui di prima per cui, oddio, sto escludendo uno dei miei valori principali. No, cioè non lo stai escludendo, lo dici dopo, che cioè, esiste il tempo. Cioè, la gente quando scrive progetti si dimentica della variabile temporale, che poi prima una cosa, poi un'altra, poi tutto insieme. No, si può dilazionare se c'è appunto dietro un pensiero e delle ragioni. Importantissimo. È questo il punto in cui capiamo quanto costa quello che stiamo facendo. Quindi, assicuratevi molto, molto, molto bene, soprattutto se state scrivendo un progetto per un bando, che ci sia coerenza tra quello che dite di fare e quello che c'è nel budget. Perché noi, ma come lo facciamo noi, tutte le persone che valutano i progetti, quando prendono un progetto, sfogliano, arrivano al budget, leggono il budget e poi cominciano a leggere il progetto. Perché nel budget c'è scritto tutto. Se voi state facendo un piano di marketing non potete spendere 15.000 euro di vetrine su 20.000, perché non è un piano, non può essere un piano di marketing. Quindi soprattutto se state diciamo proponendo anche il progetto per un finanziamento di qualche tipo, vi sgamano immediatamente. Se qualcuno vi sta cercando, no, di far inserire all'interno delle spese che non c'entrano niente. Quindi assicuratevi che ci sia una coerenza. Leggendo il budget si deve capire quali sono i miei valori. Se io sto spendendo tot, se tra i miei valori ho l'ecologia e sto spendendo 10.000 euro di carta stampata, probabilmente c'è qualcosa che non va, no? Cioè, me lo devo. Sì. Il budget può essere commentato. Quindi insomma è qui quando io definisco le azioni che capisco, no, cosa sta succedendo, quanto vado a spendere, eccetera. Se arrivate alla fine e non è coerente, rifatelo, riguardate il piano d'azione, c'è qualcosa che non va, non abbiate paura di rifarlo, è una seccatura, però è meglio rifarlo che non cercare di riadattare le cose finché non torna, cioè magari uno si incarta in dei ragionamenti. Infine, se siete stati bravi, come abbiamo detto 100 volte, a settare gli obiettivi, i risultati ne sono una diretta conseguenza. Molto importante non dimenticare di andare a inserire misurazioni in diversi momenti. Prima di iniziare, mentre, no? Dicevi prima, anche si va avanti, no? Per aggiustare, dicevate anche voi, per cercare di capire se stanno nella direzione giusta, che può essere che non sia così. Cioè, voglio dire, c'è niente di più probabile che abbia scritto anche delle cose che non vanno bene, cioè le ho scritte prima di iniziare a lavorare, quando inizio a lavorare sicuramente ci sarà qualcosa che va corretto. Però soprattutto perché l'analisi più utile che uno può fare è un'analisi comparativa. Quindi se io ho, cioè non è stupido un progetto che si conclude a luglio di quest'anno, cominciare a misurare adesso prima di farlo, poi iniziare a giugno, misurare a fine giugno e poi anche misurare dopo l'estate a luglio dell'anno prossimo. Dato è una misurazione, decido un modo in cui farlo, mando un altro questionario a luglio dell'anno prossimo, soprattutto se ho in mente di rifarlo, allora in quel caso magari a gennaio dell'anno prossimo, così mi riesco a orientare anche nella nuova edizione rispetto a quello che ho fatto. Cioè, questo è impossibile, non lo fa nessuno, capite? Cioè, a livello di organizzazioni culturali, dove comunque c'è una gran fatica per arrivare alla produzione di un evento piuttosto che alla realizzazione e alla gestione quotidiana di qualcosa, il fatto che tra un anno qualcuno sia incaricato di mandare una mail per fare un altro sondaggio, tutti se ne dimenticano. Cioè, non, è molto difficile. Se lo fate avete un vantaggio competitivo enorme rispetto agli altri, perché sapete molto molto di più di quello che state facendo rispetto al 90% delle altre persone che avete attorno.
quindi anche professionalizzarsi all'interno del settore. In questo senso adesso siete tra i primi, insomma, se si lavora in questa maniera. Molto importante cercare di ideare degli indicatori di performance sensati. Di nuovo, se siete stati bravi prima nella formulazione degli obiettivi, altrimenti diventa molto complicato cercare di capire se gli obiettivi li avete raggiunti o no. In generale, dobbiamo dare una sorta di framework per la misurazione dei risultati. Questo cosa significa? Significa che se io sto facendo un festival di cinema, so, e lo scrivo però, che ci sono delle cose che non posso misurare. Quindi mi creo la mia cornice nella quale sto lavorando e dico: ok, io so che l'accettazione umana di questo tipo di impatto, di percezione, di questa, cioè, in un lavoro di 5 anni magari non riesco a misurarla, cioè, però dato che questo non lo posso misurare, cerco di misurare quest'altra cosa, che è, non so, quanto sono favorevole o non favorevole ad una determinata serie di azioni o di politiche o di cose eccetera che sono collegate al mio alla mia azione culturale. Sono cose collaterali. È un po', se ci pensate, come l'identificazione dei buchi neri, cioè non è che si vede il buco nero, si vede però quello che c'è attorno, quello che succede attorno, a seconda di quello che succede attorno dicono: ah vabbè, lì sono io. Mandatemi la foto dei tulipani che sono nati dal bulbo che vi avevamo regalato nella scorsa edizione del festival. Ok. Quindi dopo 6 mesi che c'è stato il festival, tu richiami l'attenzione sul festival anche se non è il periodo in cui la gente sarebbe andata nella tua pagina Facebook piuttosto che nella tua pagina web, e tendenzialmente lo fai perché hai anche delle novità sul festival. Esatto. No? Vedere quanti di questi tulipani rispetto a quelli che hai comprato e regalato ti sono tornati indietro. Questo è una conversione. Show up, quanta gente viene, semplicemente, quantitativamente, quante persone ci sono, eccetera. L'interazione, il grado di interazione, no? Cioè sui social network, quanti commentano, quanti ti scrivono, quante comunicazioni hai ricevuto, quanti parlano di te ovunque, quindi anche la rassegna stampa può essere interessante da questo punto di vista. E poi tutto quello che è, diciamo, più web, quindi i vari reach, che sono tutti i coefficienti che voi trovate su Analytics, su Facebook, eccetera, quante persone sono state raggiunte, no? Tutti elementi quantitativi, dal punto di vista organico, dal punto di vista virale, quindi quanti sono raggiunti grazie a voi. Questo vi dà anche un senso della vostra community, no? Cioè, torna tutto. Se voi avete un reach virale molto forte, significa che la vostra community attorno a voi sta condividendo molto i vostri contenuti, e quindi è interessante. Se non lo sta facendo, dovrei farmi delle domande: sto lavorando bene con loro? E poi dopo ci sono tutta una serie di altri elementi più difficili ma comunque molto interessanti da misurare, come per esempio: io volevo quel target, è venuto? O è venuta dell'altra gente? E io ho fatto tutta la mia comunicazione dei miei obiettivi, ho profilato come un matto, sono stato lì gasatissimo perché e poi è venuta tutta dell'altra gente rispetto a quella che volevo. Interessantissimo. Cioè, cosa è successo? Perché? Devo capirlo, no? Cioè, cercare di capire se è successo perché. La passione è una cosa che come fai a misurare? Ci sono anche dei metodi. Cosa si intende per passione? Si intende il grado di coinvolgimento che tu sei riuscito a generare in alcune persone, non in quante, ma quanto queste persone sono state coinvolte, si sono sentite coinvolte, come hanno partecipato. Puoi fare delle interviste aperte, cercare di misurare questa cosa in qualche maniera.
ci sono anche degli strumenti, chi scrive, chi fa il dottorato, chi l'ha fatto, chi ha fatto dei paper della ricerca di questo tipo, lo sa, sono degli strumenti che calcolano, tu dai un valore di intensità a determinate parole e loro scansionano gli script delle interviste o cose di questo tipo e cercano di dare un valore a quanto quel commento è stato interessante, denso, quante parole, per dire, se uno si prende la briga di lasciare un commento lungo così, probabilmente c'era qualcosa che lo coinvolgeva molto. Non è detto, questo può essere positivo o negativo, eh? Cioè, però può essere un dato interessante. I tipi di interazione, appunto. E interessante anche questo, le competenze della community con cui hai lavorato, tue interne come organizzazione e anche della tua community. Nel senso, facendo questa cosa, hai imparato qualcosa? La gente con cui stai lavorando ha imparato qualcosa? La community attorno a te, le persone che hai coinvolte, hanno imparato qualcosa? Hanno accresciuto le proprie competenze sull'oggetto della tua analisi, della tua organizzazione o sul modo di lavorare? Questo è un dato importantissimo di crescita che ti serve per fare, se vuoi ripetere, no? Sapere cosa è successo è interessante, anche perché ti dà una, non so, vedete un po' il ricominciare il processo. Tu stai rimappando, se l'avevi fatto prima, no, puoi vedere, ah ok, adesso ho tre persone che possono utilizzare InDesign e farmi il programma del festival e prima non le avevo. Prima ce n'era una sola, però le ho fatte lavorare insieme con altre due che sapevo che erano interessate, adesso sono tre. Questo è un asset, una risorsa importante che prima non avevo e che adesso ho. Se lo sto misurando in qualche maniera, ne sto tenendo conto, mi può servire. Non so, molto difficile quest'ultima parte che ci hai raccontato. Sarà che presuppone delle competenze altamente specifiche. Microfono, là. Ma guarda, in realtà ti dico, non è... È difficile da inserire nel progetto. Però quando si parla di misurazione... come dicevamo ieri, cioè, falla, cioè, vai su Google, crei un form su Google Doc, no? Cioè, che è una cosa gratuita e facilissima, e lo invii, quello che abbiamo fatto noi, no? Noi ci abbiamo messo 45 secondi, adesso vabbè, le domande ce le eravamo già preparate, eccetera, però al di là della preparazione delle domande, con il tecnico ci vuole veramente 45 secondi a farlo e inviarlo. Tendenzialmente tu hai una lista di contatti, se stai facendo questo tipo di lavoro ce l'hai. Se non ce l'hai, raccogli una lista di contatti e mandi un form dove ti metti lì con i tuoi colleghi. Pensi, allora, secondo voi, quali sono delle domande che ci dicono qualcosa su quello che stiamo facendo? Non so, conoscevi l'organizzazione prima? Sì, no. Come l'hai conosciuta? Campo aperto. Già uno risponde a queste due domande prima e dopo un evento, già voi avete un sacco di informazioni che prima non avevate. Poi è chiaro che contemporaneamente magari vai su SlideShare a vedere le presentazioni della gente che si occupa di queste cose qui, PowerPoint, e scrivi, non so, monitoraggio eventi culturali. Ti vengono fuori 3-4 cose, uno dice, ah, però noi quella volta lì abbiamo messo un breve questionario dentro il biglietto d'ingresso e chiedevamo alle persone di dire sì o no, risposta secca su una cosa così. Uno magari ti scrive, ah, secondo noi le questioni di monitoraggio, invece che mandare un questionario di 12 pagine a 100 persone che non ti risponderanno mai più, è meglio invece disseminarlo all'interno dell'evento, per cui scrivi una cosa dietro il biglietto, una al momento dell'iscrizione all'evento, una quando esci dall'evento, e così hai un po' di dati disseminati. Un altro ti dirà, guarda, se devi scrivere un questionario, ti metti lì e guarda, devi osservare queste, non fare mai più di 3 domande per fatto, e non inserisci sempre più di risposte a tic che di testo libero, perché la gente sennò si ferma perché non sa cosa scrivere, metti quante pagine sono, quanto tempo manca, perché così uno ha l'idea e non pensa di andare avanti all'infinito perché non sa quante domande deve rispondere, diglielo prima, cioè sono tutte cose che, capito, cioè, capisci che non sono difficilissime, no? Però ti dico, anche queste ultime cose che ti dicevo su come strutturare un questionario, cioè, se non le leggi e non le fai, non succede niente. Il massimo che succede è che la gente non ti risponde quanto vorresti. Allora, la volta dopo, cioè, sono tutte cose che
non è che si sono messi lì in 12 professori che hanno 55 anni di esperienza nello scrivere questionario e hanno detto adesso facciamo la legge su come si scrive. Cioè, tu dell'esperienza, dopo che l'hai fatto 3 volte, te ne accorgi che non puoi fare un questionario di 15 pagine perché la gente non risponde, e anche se non hai anche senza esperienza te ne accorgi, no? Lo sai. Cioè, la domanda è sempre: ma io lo farei? In quel momento lì, capito? Io lo farei. E anche lì, se tu riesci a presentare la cosa in un modo che è aiutatemi a fare questa cosa perché lo faccio per voi, se tu hai generato questo famoso senso di appartenenza di cui parlavamo prima, uno è anche felice di contribuire, no? Oppure vuoi quei dati in maniera brutale? Metti un premio. Compilatemi questa cosa e a estrazione vincerete un ingresso gratuito al concerto, piuttosto che un'intervista nella web radio di ieri, piuttosto che un iPad, se hai un po' più di budget, perché sai che la gente vuole un iPad. O un viaggio sostenibile, eccetera, eccetera. Cioè, noi in questa maniera abbiamo, guarda che veramente lavoravamo con Regione Lombardia per la rete per il turismo sostenibile, eccetera, e per, vincendo un weekend in un ostello, cioè a centinaia e centinaia di risposte a questionari brevi, gente che si registra. Sì, è chiaro che devi fare le domande giuste, no? Mi viene da dire. Certo. Cioè, per me che non ne capisco niente. Beh, ti metti lì con i colleghi. Cioè, ci devi. Quando si dice fare una strategia è difficile, cioè, ci devi pensare. Chiaro che non è che ti alzi la mattina, chiediamogli come si chiamano. Dopo hai tutti i nomi. Non te ne fai niente. Oh, so tutti i nomi di chi è venuto, di battesimo di chi è venuto. Però, in realtà può essere utile per la prossima volta questo, per i nomi, paradossalmente. Però è più facile. Aspetta che. È più facile per un evento che abbia una durata nel tempo piuttosto che per un evento che si consuma, tra virgolette, in una sera. Certo. Beh, sì. Forse si può fare... No, però no. Tendenzialmente se tu fai un evento che si consuma una volta in una sera e magari non lo rifarai quello, ma ne rifarai un altro, no? Cioè, se tu, allora stiamo comunque parlando di gente che è un operatore culturale di professione, sì. È chiaro che se io organizzo la festa di laurea di un mio amico e lo faccio una volta, quello non è che si laurea 12 volte, o a meno, insomma, non mi interessa raccogliere dati su come farlo la volta dopo, però per dire se c'è anche, non so, quest'anno è il bicentenario verdiano, quindi in Emilia Romagna sono tutti lì che parlano del bicentenario verdiano e ogni cosa che si muove è per Verdi, cioè anche se non c'entra niente, però Verdi allora gli piaceva mangiare, gli piaceva il vino, gli piaceva quello, gli piaceva quell'altro, tutto Verdi, no? Allora è chiaro che è una cosa che non è che adesso stiamo raccogliendo dati perché così al tricentenario verdiano siamo tutti sul pezzo su come fare gli eventi, stiamo raccogliendo dati perché quando ci sarà il bicentenario di, no, Rossini, o di, insomma, quando ci sarà qualche anniversario di qualcun altro, sappiamo che come la musica può essere più o meno comunicata in quella maniera. L'opera funziona in quella maniera, possiamo dare questi dati al teatro lirico, al comunale di Bologna, al Reso di Parma, alla Toscanini. Si può organizzare un evento in maniera più, cioè, avendo anche delle idee ben chiare su come farlo, sì. E su quello che... Sì, sì, se tu sei un'organizzazione culturale, comunque se sei un'organizzazione culturale stabile, comunque ti servono quei dati. Se fai un evento itinerante o reiterante che si ripete nel tempo e nello spazio, ti servono quei dati. Se fai un evento one shot, comunque sia, cioè, se stai facendo solo quell'evento e non farai mai, e poi fai il programmatore di software nella vita, allora certo, però non è la tua professione, nel senso, se è la tua professione, avere i dati ti fa crescere come professionista, no? Cioè capisci delle cose in più, quindi comunque è utile, se non ai fini dell'evento stesso, comunque ai fini di altre cose che puoi voler organizzare. Scusami, è questo benedetto business plan, no? Allora, lo facciamo durante le attività o lo facciamo alla fine, come tutti i formulari prevedono? No, non scambiamo le parole, okay. Non scambiamo i termini. Allora, no, questo... Allora, aspetta, concentriamoci un attimo. Allora, non il piano di marketing, il business plan, che è un'altra faccenda, di cui dovrebbe far parte... Allora, i business plan
sarebbe meglio spegnere lo streaming in questo momento. È un arnese complicatissimo che uno fa prima di creare un'azienda, tendenzialmente, che aggiorna ogni tanto mentre la sua azienda evolve e via dicendo, no? Cioè è il piano che dovrebbe contenere tutta l'azienda. Ora, fare un business plan è complicatissimo, cioè se tu chiedi a uno studio di consulenti di farti un business plan, ti chiede un 20.000 euro, non so, una roba di questo tipo, cioè dipende poi chi, cioè, c'è anche chi te lo fa a 5.000 euro, però è un lavorone, perché tutta quella parte lì, poi pensa analisi del settore, analisi del mercato, cioè c'è dentro tutto, no? Quanto pensi di guadagnare per il primo triennio, proiezioni finanziarie, che tipo di finanziamenti hai bisogno, i prestiti delle banche, gli indici, cioè piano finanziario, cioè il business plan contiene tutta questa roba. E c'è anche il piano di marketing. Tra cui il piano di marketing, esatto. Ora, business plan in teoria è qualcosa che dovresti fare prima di iniziare, però è uno sforzo molto grosso, quindi io non è che vi stia dicendo non fate il business plan, lo specifico soprattutto per lo streaming, però aspettare di avere un business plan per fare la qualunque non va bene, anche perché tendenzialmente se io, a meno che non sia uno start-upper di professione e quindi ho 10 aziende alle spalle, non so come muovermi, quindi anche il business plan che scrivo io non sarà così perfetto da dire oh adesso ho il business plan, vado avanti, ho un utile di 15.000 euro all'anno e pago tutti, cioè l'utile significa non è che sto fatturando 15.000 euro, che ho visto che è quello che avanza dopo che ho pagato gli stipendi, importante questa parte, ok. Quindi come dire, è possibile ed è auspicabile che tu un business plan lo produca. Se stai proponendo un'azienda, se hai un museo, è chiaro che se sei un ente pubblico avrai un qualcosa che assomiglia a un business plan, però non sarà, cioè, sarà un po' difficile, no? Perché hai comunque i finanziamenti, eccetera, è una questione complicata. Però se tu sai la tua associazione che fa promozione culturale o fa didattica o fa quel che fa, man mano che cominci a lavorare, che una prima bozza del piano del business plan te la sei fatta, quindi anche del piano di marketing eccetera eccetera, magari cominci a muoverti, cominci a capire certe cose in una certa maniera e nell'arco magari di un primo anno di lavoro hai acquisito le competenze, le conoscenze che ti servono a ultimare il tuo business plan in maniera sensata. Però di norma dovresti prima scrivere un business plan e poi cominciare a muoverti. Sappiamo bene che nella realtà di tutti i giorni questo non, cioè è difficile, non abbiamo, quante aziende abbiamo, cioè, visto che diciamo si mettono... che è una cosa auspicabile soprattutto se non so, devi investire tantissimi soldi, se per, ci devi cacciare 30.000 euro a testa, siete in 5, devi farlo. Per la vita associativa o di tipo di servizi che sono molto basati sulle risorse umane che facciamo noi, non mi fate dire delle cose in streaming che non posso dire, però insomma si può devi averne compilato dei pezzi sicuramente, esatto. cioè devi aver iniziato a farlo, cioè in è anche è una sbagliato cosa... cioè, ecco, il messaggio è sbagliato non muoversi finché non hai un business plan chiuso e finito. È chiaro che se tu sei una startup che deve proporsi per dei venture capitalist che ti devono poggiare sopra 2 milioni di euro per partire, devi avere un business plan. Se no questi che non è che ah guarda che bella camicia che hai, ti do 2 milioni, non funziona, non è così, insomma non lo so, camicie vabbè, se no uno vabbè, comunque è difficile, sì, quindi ok, cioè non vorrei aver creato più confusione che chiarezza con questo discorso, no, sul business plan. Cioè, a questo punto, per rientrare, mentre nel piano di marketing, quando mi preoccupo delle spese durante le attività, cioè immaginando attività... Allora, quello lo puoi fare tranquillamente prima invece. Cioè, okay. Nel senso che tu hai un'attività, vuoi iniziare la tua associazione culturale che cura la realizzazione di un evento, ti fai il tuo piano di marketing. Mm.
perché così ti analizzi, innanzitutto parti dagli obiettivi tuoi dell'associazione, adesso dopo lo vedete con l'esercitazione, cerchi di capire i valori, cerchi di capire le ambizioni che hai, poi dopo da questo derivi degli obiettivi di comunicazione e poi dagli obiettivi di comunicazione derivi le azioni e le progetti e le scrivi su carta o e sul quindi computer, quanto ci spendi e capisci quanto ci chiedi dei preventivi. Ok. A tot aziende ti fai un'idea di quello che puoi spendere e poi dopo lo chiudi, ti fai i tuoi conti e parti, capisci come misurare queste cose eccetera, quello tranquillamente. Okay. Sul business plan adesso dov'è Elisa? Facciamo un altro laboratorio dal basso sul business plan. Grazie. Altre domande? Sicuri? Allora oggi siamo misericordiosi.